ANSA Voice Magazine. In casa la luce è fondamentale, definisce gli spazi, esalta l'arredamento, armonizza i colori e ci fa percepire un ambiente come più ampio o più regolare. È tramite la luce che creiamo l'atmosfera e il comfort di un ambiente, quel suo carattere che fa sentire a casa non appena varchiamo la porta. Le luci da interno sono state non a caso uno degli acquisti più popolari nei progetti di ristrutturazione dell'ultimo anno. Illuminare è ormai sinonimo di arredare. Ne parliamo per l'appuntamento ANSA Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di ANSA Lifestyle. Molto spesso quando si scelgono i punti luce si commettono errori inutili che possono generare sprechi di elettricità illuminando insufficientemente uno spazio o al contrario eccessi con conseguente affaticamento della vista e del consumo energetico. La luce conta, rende funzionali e pratici gli ambienti ed è decisiva per valorizzarli. Ecco i consigli per ogni stanza. Per quanto riguarda la cucina è uno spazio operativo, ricco di utensili e di postazioni appunto per la preparazione dei piatti ed è per questo che in questa stanza è importante che l'estetica si combini con funzionalità e praticità. Le giuste fonti luminose devono essere posizionate soprattutto sul piano cottura, che deve essere ben illuminato per permettere le necessarie operazioni di pulizia anche per evitare incidenti domestici. Molto utilizzati di recente sono i faretti ad accensione automatica all'interno di pensili e cassetti, utili a illuminare pezzi, utensili e altro quando serve. Dal punto di vista tecnico, i professionisti suggeriscono un'illuminazione base di almeno 300 lux distribuiti nelle diverse aree di lavoro della cucina. Il lux è l'unità di misura per l'illuminamento, un lux è pari a un lumen su un metro quadrato. Potremmo quindi definire il lux come il flusso luminoso per unità di superficie. Il soggiorno è il luogo in cui si trascorrono i momenti di relax, in cui si ricevono gli ospiti ed è anche la stanza di cui in genere facciamo più uso. Gli specialisti consigliano di evitare sia luci troppo forti sia troppo deboli, così come punti luce orientati verso il divano. Un uso combinato di luce diretta e diffusa può fare al caso. Applica emissioni diretta e indiretta, ad esempio cubi, fasce che creano una luce più morbida ed atmosfera. Negli ambienti ricchi di colore del soggiorno è meglio però evitare le luci multicolor che possono creare ulteriore confusione cromatica a vantaggio di tonalità neutre. Viceversa, in ambienti arredati con tonalità chiare è consigliabile creare effetti ombra-luce per spezzare la monotonia e conferire carattere all'ambiente. L'illuminazione è davvero una scienza precisa che si mescola con l'arte e quindi bisogna studiarla molto scientificamente appunto. Per quanto riguarda la sala da pranzo, non in tutte le abitazioni moderne c'è, ma insomma per chi ce l'ha spesso è di grandi dimensioni o comunicante con altri ambienti. In ogni caso la sala da pranzo ha nel tavolo il suo centro, il simbolo dell'ospitalità, il fulcro stesso della famiglia. In questo contesto è la lampada a sospensione a farla da padrone. Bisogna però evitare che gli spot orientati sul tavolo provengano da zone limitrofe al tavolo, perché l'effetto sarebbe sgradevole e persino abbagliante. I professionisti dicono no alle luci colorate o troppo forti, che altererebbero per esempio le sembianze dei piatti, e no a sospensioni troppo basse che impedirebbero di vedere i commensali. Vengono utilizzate molto spesso delle lampade a sospensione che danno centralità all'ambiente, ma la usano diffusa e quindi che non disturbi. E in molti casi si opta anche per un posizionamento di più spot di luce a gradazione differente, così da poter gestire la quantità di luce ma anche il mood che vogliamo dare all'occasione e quindi evitare contrasti, ombre nette, privilegiando una luce omogenea e calda. L'illuminazione del bagno è decisiva, piccolo o grande che sia, cieco o con finestra, è importante non trascurare la luce in questo spazio.
Fondamentale è la disposizione dello specchio, perché è proprio in base ad essa che vengono decisi i punti luminosi, cercando di evitare il più possibile l'utilizzo di fonti luminose alle spalle di chi si specchia. Professionisti suggeriscono plafoniere e applique che forniscono luce a tutto l'ambiente, meglio se in diretta, per evitare contrasti forti, che per esempio potrebbero danneggiare una persona nel momento del make-up. Inoltre, anche se un bagno illuminato con luce calda e fioca può sembrarci più accogliente d'atmosfera, non sembrerà mai così funzionale e pulito come lo sembrerà con l'applicazione di soluzioni con tonalità di luce chiara, che sono quindi preferibili. Infine la camera da letto. Quando si progetta l'illuminazione per la camera da letto, l'errore che va evitato è quello di esagerare con i watt. Spesso infatti si illumina la camera come se fosse lo studio o la cucina, con luce abbondante e diretta. Questa scelta non si coordina con le funzioni principali della camera, ossia il riposo e l'intimità. Quando si parla di camera da letto bisogna procedere per piani di luce, prima un'illuminazione d'ambiente, poi quella d'atmosfera, poi la luce funzionale, ad esempio quella diretta sul letto dove magari stiamo leggendo un libro. Una buona soluzione è quella di inserire diverse fonti luminose con caratteristiche differenti che siano pronte all'uso in base alle necessità. Queste sono alcune piccole indicazioni. Quello che diciamo resta come oggetto di questo podcast è l'illuminazione come sinonimo dell'arredamento.